Signori del governo, ora basta, smettetela di giocare con la nostra pelle. Con questa esortazione comincia la lunga lettera che un centinaio di titolari di attività di ristorazione della provincia retusea ha pensato di scrivere in questo momento di profonda difficoltà. A farsi portavoce dei ristoratori è l'imprenditore Giampaolo Molisina, che spiega il senso dell'iniziativa. Non ci sono i presupposti assolutamente per l'apertura dei ristoranti, e perché tanti ristoratori con queste restrizioni sono cioè non riescono assolutamente ad aprire, perché non hanno i presupposti per aprire. Le restrizioni sono così, così penalizzanti, soprattutto io mi immagino lì ad Ortigia. Noi possiamo parlare per diavolo, ma a Ortigia sarà devastante la cosa, perché tanti locali non hanno i requisiti per poter aprire, cioè non rientrano nemmeno nella fascia di apertura, perché è impossibile poter aprire un ristorante con un solo tavolo in una sala. Voi che cosa chiedete in sostanza? Avete già fatto un decalogo, l'avete già spedito a qualcuno, insomma, ecco. Ma noi nella semplicità della richiesta ci siamo basate, anche perché vogliamo dar voce a tutte quelle chat che si sono elevate a livello nazionale, che è ormai diventata una voce unica, quella che non possiamo aprire con queste restrizioni e questa condizione fiscale, soprattutto le condizioni fiscali, perché fino ad oggi parlate di tassazione sulla piccola e media impresa. Sì. Noi quello che chiediamo è la detassazione al 70%, lo Stato si fa carico dei contributi del personale, noi iniziamo di nuovo ad assumere, perché il 18 maggio non si avrà per niente quell'affollamento nei pubblici esercizi, nei ristoranti, perché ancora c'è il timore fondato nelle persone, quindi non ci aspettiamo chissà quale afflusso. E poi un'altra cosa, ma l'economia locale che è devastata, ma a chi dobbiamo aprire? Ancora non si vede un centesimo della cassa integrazione dei nostri dipendenti, e se forse si vedrà qualche cosa sarà a metà maggio. Il 9 finisce la cassa integrazione in deroga e ancora non si vede nessun decreto per questo. Ipotizzando un volume d'affari che ovviamente si è azzerato del tutto, quanto avete perso e quanto in media perderete? Non è quello il calcolo da andare a fare, quanto lasciamo stare il guadagno per il momento, ma pensiamo ai costi fissi che come ora stiamo sostenendo lo stesso. Io gli posso portare un esempio che è quello il più semplice di tutti, la spazzatura. Io pago 450 euro al mese, o lavoro o non lavoro. La quota fissa dei contatori Enel e gas sono di quasi 180 euro al mese. Quindi se andiamo a fare un conto totale di queste due cifre, sono 630 euro al mese. Vabbè, e questi li ho pagati con i 600 euro che mi ha dato lo Stato. E sono uno di quei fortunati che ha ricevuto i 600 euro. Perché qui a tavola ancora la più della metà non ha ricevuto i 600 euro. Quindi di che cosa stiamo parlando? A chi dobbiamo aprire? O per che cosa? Per dare la giustificazione a dire noi vi abbiamo fatto aprire e quindi ora iniziate a pagare le tasse? Ma non se ne parla assolutamente.